Allora, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo all'ultima lezione del corso di formazione sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ricorderete che siamo iniziati da un'introduzione generale del diritto della crisi, partendo dal codice di commercio, passando per la legge fallimentare, sino al codice della crisi e i vari decreti correttivi e modificativi che sono entrati in vigore, l'ultimo dei quali il 28 settembre del 2024. Poi abbiamo affrontato la composizione negoziata come percorso, diciamo, di mediazione funzionale al risanamento dell'impresa. Poi abbiamo analizzato il procedimento unitario con l'avvocato Rosano e Comba, quindi quella scatola giuridica nella quale confluiscono tutti i procedimenti volti all'adozione di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. E della lezione scorsa abbiamo iniziato con il primo strumento, che è il piano attestato. Nella lezione di oggi cercheremo, nei limiti del tempo a disposizione, di affrontare gli altri strumenti di regolazione della crisi. Gli altri strumenti di regolazione della crisi, partendo dagli accordi di ristrutturazione. Poi parleremo prevalentemente di concordato preventivo, con un focus particolare sulla continuità aziendale, poi il piano di ristrutturazione, e cercheremo, se ci sarà il tempo, di analizzare anche come viene trattato il debito tributario e contributivo all'interno degli strumenti di regolazione della crisi e anche della composizione negoziata alla luce delle ultime novità. In teoria il codice della crisi disciplina prima gli accordi di ristrutturazione, poi il piano di ristrutturazione, poi il concordato preventivo, perché ricorderete che vi avevo riferito che il codice disciplina gli strumenti in funzione della gravità, dello stato di difficoltà e dell'incisività dell'intervento del tribunale. Per motivi, diciamo così, di esposizione, preferisco affrontare prima gli accordi, poi il concordato, e poi a valle il piano di ristrutturazione, perché il concordato è uno strumento A più complesso, B più diffuso, e quindi preferirei dedicare un pochettino più di tempo al concordato preventivo piuttosto che al piano di ristrutturazione, che è uno strumento molto nuovo e ancora molto poco utilizzato, per cui ne daremo cenno nei limiti del tempo a disposizione per dare un pochettino più di tempo invece a un tema estremamente importante, che è quello legato alla gestione dei debiti tributari e contributivi all'interno della composizione e degli strumenti di regolazione della crisi. Ok, quindi partiamo dall'accordo di ristrutturazione. Ricorderete che nella prima lezione vi avevo fatto cenno del fatto che negli anni, alla fine degli anni, o comunque durante gli anni 90, si erano diffusi in maniera particolarmente rilevante le convenzioni, quindi gli accordi di natura stragiudiziale, piuttosto che l'adozione di quelli che erano allora gli strumenti, il concordato e l'amministrazione controllata. Però qual è il problema? Ricorderete, il problema di questi accordi assunti al di fuori del contesto giudiziale è il fatto che tutti quei pagamenti o comunque gli atti o le garanzie posti in essere in esecuzione di quell'accordo non erano esenti da revocatoria nel caso di esito negativo e quindi di apertura di una procedura fallimentare. Tutti quegli atti potevano esporre l'organo amministrativo a dei reati di bancarotta semplice o di bancarotta preferenziale. C'era un problema di concessione abusiva del credito e di ricorso abusivo al credito al di fuori di un accordo protetto davanti al tribunale, e non c'era una possibilità di richiedere la prededuzione per tutti quei pagamenti e quegli atti posti in essere in funzione dell'accordo, e il debitore era completamente aggredibile dai creditori, il patrimonio era completamente aggredibile. Ricorderete nella precedente lezione come il piano attestato è stato quello strumento che ha permesso di, diciamo così, sopperire a alcuni di questi problemi, quali, ricorderete, ai primi due, perché, se ricordate, tra gli effetti del piano attestato vi è quello di
comportare l'esenzione dalla revocatoria ordinaria e concorsuale dei pagamenti, degli atti e delle garanzie poste in essere in esecuzione dell'accordo. E un altro effetto è quello di esenzione dai reati rilevanti da un punto di vista penale. L'accordo di ristrutturazione invece permette anche di sopperire agli ultimi tre problemi. Vedremo perché c'è un tema di possibilità di richiedere anche una preelezione per taluni finanziamenti, nonché c'è la possibilità, diversamente rispetto al piano attestato, di chiedere al tribunale l'applicazione e la conferma delle misure protettive e cautelari per consentire all'imprenditore di condurre le trattative senza il rischio di aggressione sul proprio patrimonio da parte dei creditori. Quindi, con l'accordo di ristrutturazione, il legislatore ha posto rimedio a tutti i rischi che tipicamente emergevano in sede di stipula di un accordo stragiudiziale, quindi al di fuori del contesto dell'autorità giudiziaria. Che cos'è l'accordo di ristrutturazione? L'accordo di ristrutturazione è, in buona sostanza, un accordo privatistico che però condivide la natura pubblicistica tipica dei procedimenti concorsuali. Perché? Perché per produrre i suoi effetti l'accordo di ristrutturazione deve essere sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, la quale accerta i requisiti previsti dal legislatore e ne decreta eventualmente l'omologazione. Diverso rispetto al piano attestato, dove ricorderete che non c'è alcun controllo da parte dell'autorità giudiziale. Quindi sono entrambi strumenti che si fondano su un accordo tra le parti, strumenti negoziali, ma il piano attestato, articolo 56, non prevede alcun vaglio del tribunale. L'accordo di ristrutturazione, invece, in quanto procedura concorsuale o paraconcorsuale, per produrre i suoi effetti, richiede l'intervento da parte dell'autorità giudiziaria. In estrema sintesi, l'accordo di ristrutturazione si sviluppa in due fasi. Una prima fase che potremmo dire di natura stragiudiziale, cioè una fase durante la quale il debitore avvia le trattative con i creditori funzionali ad addivenire ad un accordo. Quindi siamo al di fuori del contesto giudiziale. Una volta individuati e stipulati gli accordi, interviene una fase giudiziale. Quindi il debitore deposita la documentazione e quindi il ricorso per ottenere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, e quindi questa fase giudiziale è finalizzata ad ottenere la pronuncia di omologazione con conseguente produzione di tutti gli effetti tipici di un accordo di ristrutturazione. Andiamo a leggere innanzitutto la norma di riferimento dell'accordo di ristrutturazione. Siamo all'articolo 57, partiamo dal primo comma. Lo leggiamo: gli accordi di ristrutturazione sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e sono soggetti ad omologazione ex articolo 48. Prima di entrare nel merito, preciso che in queste lezioni, visto il tempo a disposizione, non entreremo nel merito dei profili procedurali di cui comunque ha fatto cenno anche l'avvocato Rosano nella scorsa lezione, ma andremo a individuare i caratteri generali partendo dai presupposti sino agli effetti dell'accordo di ristrutturazione. Partiamo dai presupposti, presupposto soggettivo. Il codice della crisi prevede che possano accedere a un accordo di ristrutturazione l'imprenditore commerciale sopra soglia, quello che una volta era definito l'imprenditore fallibile, con una precisa definizione contenuta nell'articolo 2,1, lettera D, che ha determinati parametri dimensionali in termini di attivo, di ricavi e di indebitamento. Possono accedere gli imprenditori agricole, le imprese artigiani e tutti gli imprenditori, anche non commerciali, quindi le associazioni riconosciute non, le fondazioni e quant'altro. Sono sicuramente esclusi, perché lo prevede l'articolo 1 del codice, gli enti pubblici, ed è anche chiaramente escluso
secondo l'orientamento prevalente in dottrina, l'imprenditore cessato che è cancellato dal registro delle imprese. Quindi una platea molto vasta di imprenditori, chiaramente diversi da quelli minori, come abbiamo detto. Qual è il presupposto oggettivo? È sostanzialmente il medesimo, come vi dicevo, di tutti gli strumenti di regolazione della crisi dell'insolvenza. Quindi lo stato di crisi, come definito al primo comma dell'articolo 2, lettera A, ovvero lo stato di insolvenza, come definito alla lettera successiva. I due commi seguenti. Allora, il comma 2. Il comma 2 prevede che gli accordi da stipularsi ai sensi del 57 devono contenere l'indicazione degli elementi del piano che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità di quell'articolo 56 e devo allegare la documentazione di quell'articolo 39 al quale chiaramente rimando. Primo aspetto. Qual è il contenuto del piano? Il contenuto del piano deve essere quello di quell'articolo 56 che abbiamo visto nella lezione precedente. Ricorderete che vi dicevo, quando abbiamo analizzato l'articolo 56, come quella norma rappresenta la base di partenza per la costruzione di ogni piano all'interno di uno strumento di regolazione della crisi. Comma successivo, un comma fondamentale. Gli accordi che vado a stipulare ai sensi dell'articolo 57 devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: 120 giorni dall'omologa se il credito non è ancora scaduto a quella data, 120 giorni dalla scadenza qualora il credito non è ancora scaduto a quella data. Quindi proviamo a fare una sintesi. Il primo comma mi diceva che con l'accordo di ristrutturazione devo avere un accordo con almeno il 60% dei creditori. Quindi, fatto 100 il debito, devo trovare un accordo con i creditori che vantano crediti almeno di 60. Con questi andrò a stipulare un accordo che potrà avere determinati contenuti che vedremo dopo, e quindi una manifestazione, un'adesione delle parti, e quindi stipulo un accordo. Cosa devo prevedere? Per quanto riguarda il trattamento dei creditori, si dice estranei o non aderenti, cioè nel nostro caso i 40. Ecco, per questi 40 il legislatore prevede una sorta di moratoria ex lege, cioè il piano deve essere in grado, e vedremo, è oggetto di specifica attestazione da parte del professionista indipendente, deve essere in grado di assicurare il pagamento del 100% entro 120 giorni. Da quando? Dall'omologa, se il debito è già scaduto a quella data, 120 giorni dalla scadenza, se il debito ancora non è scaduto. Quindi, l'articolo 57 enfatizza molto l'autonomia negoziale delle parti e il fatto che gli accordi debbano contenere l'indicazione degli elementi economico-finanziari che consentono l'esecuzione all'interno del piano. È un elemento che fortemente enfatizza questa negozialità dello strumento. E a cosa è finalizzato l'accordo di ristrutturazione? L'accordo di ristrutturazione è finalizzato ad assicurare o riportare l'impresa a una situazione di solvibilità, cioè una situazione di capacità di far fronte alle obbligazioni, sebbene rimodulate in termini dilatori o remissori, secondo quanto previsto dall'articolo 57, fermo restando l'obbligo di pagamento integrale dei creditori estranei nei termini che abbiamo visto in precedenza, e può essere effettuato sia tramite una ristrutturazione del debito, ma anche attraverso una liquidazione integrale o parziale del patrimonio del debitore. Quindi l'accordo di ristrutturazione, in estrema sintesi, può essere sia un accordo in continuità, quindi l'attività viene proseguita, ma anche può avere un contenuto liquidatorio. A seconda di questo contenuto vedremo che è possibile o meno richiedere anche degli accordi con delle varianti particolari. Par condicio creditorum. Ricorderete, nella prima lezione abbiamo parlato della
responsabilità patrimoniale del debitore 2740 e 41 del codice civile. E dicevamo che nell'ambito delle procedure concorsuali, lo vedremo col concordato, occorre rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione non è previsto alcun dovere di rispetto della par condicio creditorum, quindi i creditori possono essere trattati anche in modo differenziato, ed è evidente che questa differenziazione del trattamento trova le proprie fondamenta nell'accordo tra le parti, quindi nella manifestazione e nell'adesione delle parti. È possibile, e in determinate situazioni è obbligatorio, suddividere i creditori in quelle che vengono chiamate categorie, possono essere categorie di fornitori, categorie di banche, o anche altre tipologie di creditori ai quali posso andare poi ad assicurare un trattamento differenziato senza dover rispettare obbligatoriamente l'ordine delle cause legittime di prelazione, che è un elemento molto differente rispetto, lo vedremo, al concordato preventivo. Nell'accordo di ristrutturazione, anche qui diversamente rispetto al concordato, non devo raggiungere una maggioranza collettiva. Non c'è un voto, non c'è una maggioranza a livello di maggioranza collettiva, ma non è altro che la sommatoria di una serie di consensi espressi tra le parti, la cui appunto totalità deve assicurare almeno il 60% dell'indebitamento. Secondo orientamento, anche se non è previsto espressamente dal legislatore, l'orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza prevede che questi accordi ex articolo 57, per produrre gli effetti ed essere prima ancora omologati dal tribunale, devono avere un'autentica notarile. Dicevamo che il contenuto può avere tanto una ristrutturazione del debito quanto eventualmente finalità liquidatorie. Il contenuto in realtà è un contenuto che può essere molto vasto, così come lo poteva essere anche nell'ambito di un accordo in esecuzione di un piano attestato ai sensi del 56, come vi dicevo. Perché? Perché essendo uno strumento negoziale, l'accordo trova ragioni da un'adesione, da un consenso delle parti. Quindi può avere ad oggetto dilazioni di pagamento, quindi un accordo dilatorio piuttosto che un accordo remissorio, una postergazione, ricorderete quando abbiamo parlato di crediti postergati, una trasformazione da debito in equity o in strumenti ibridi come possono essere gli strumenti finanziari partecipativi, possono esserci previsti anche dei patti, i patti de non petendo, oppure anche della nuova finanza con un rango di preduzione, lo vedremo. Lato debitore, possono essere richieste l'emissione di nuove garanzie a soddisfazione ai fini della buona riuscita del piano. Il debitore potrebbe rilasciare nuove garanzie, potrebbe prevedere delle cessioni dei crediti, nuove operazioni straordinarie attraverso nuova liquidità sotto forma di aumento di capitale, piuttosto che operazioni straordinarie quali le fusioni, le scissioni, che oggi sono espressamente disciplinate dall'articolo 116. Piuttosto che un cambiamento dell'organo gestorio, che spesso è anche visto come un elemento positivo perché evidenzia una discontinuità rispetto alla gestione precedente, piuttosto che l'individuazione di alcuni covenants. Anche come nel piano attestato, ricordate che c'è la figura dell'attestatore, in maniera abbastanza simile il legislatore ha formulato la previsione anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione. Articolo 57, quarto comma, un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento degli estranei nel rispetto dei termini che abbiamo visto prima. Quindi, tre sono i giudizi di attestazione al quale è chiamato il nostro professionista indipendente. Uno, la veridicità dei dati, allo stesso modo del piano attestato 56, devo verificare che la base dati contabile di partenza sia veritiera, corretta, e successivamente devo rilasciare un giudizio di fattibilità
economiche del piano. Il piano è in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ricorderete che parlavamo di un giudizio prognostico sulla sostenibilità e la fattibilità del piano. Negli accordi di ristrutturazione si aggiunge un ulteriore oggetto dell'attestazione, che è un giudizio fondamentale, che è quello di attestare che il piano è in grado di assicurare il pagamento dei creditori estranei, quindi quelli con i quali non ho stipulato il accordo ai sensi del 57, nei limiti dei famosi 120 giorni di cui parlavamo in precedenza. Quindi il legislatore ha previsto un paletto molto importante per tutelare quei creditori di minoranza nei confronti dei quali l'accordo viene esteso anche se non hanno espresso una loro manifestazione. E quindi il legislatore giustamente ha previsto un'ulteriore tutela nei loro confronti. Come si esprimono le adesioni? Quindi vedremo che nel concordato abbiamo una espressione del voto per raggiungere determinate maggioranze, mentre nell'accordo di ristrutturazione, essendo uno strumento meramente negoziale, non abbiamo un voto, ma abbiamo un'adesione che appunto si perfeziona nella stipula di un accordo ex articolo 57. La base di partenza per calcolare quel famoso 60% minimo di creditori aderenti è un elenco dei creditori che il debitore deve obbligatoriamente depositare ai sensi dell'articolo 39,1 quando deposita in tribunale il ricorso per ottenere l'omologa degli accordi. Chiaramente si calcola sui crediti e non quindi la somma dei crediti e non per teste. La data di riferimento è la data nella quale viene presentato il ricorso per l'omologa. Ed eventuali contestazioni potranno essere avanzate in sede di giudizio di opposizione, di cui accennava l'avvocato Rosano nella precedente lezione. Quali sono i principali effetti connessi all'omologa di un accordo di ristrutturazione? Allora, il primo effetto è quello dell'esenzione dalla revocatoria concorsuale, ai sensi dell'articolo 166,3, lettera E, in modo non dissimile rispetto a quanto abbiamo già esposto nella lezione precedente sul piano attestato, quindi non sono soggetti ad azione revocatoria tutti gli atti, pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato. Quindi, se l'accordo viene omologato, tutti gli atti, pagamenti e le garanzie sono esenti tanto dalla revocatoria concorsuale quanto dalla revocatoria ordinaria. Un altro effetto molto importante che vi dicevo in precedenza, non è invece previsto per il piano attestato, è la possibilità di prevedere anche dei nuovi finanziamenti, quindi una nuova finanza che viene erogata e che gode del rango di prededuzione. Gli articoli 101, articolo 99 e 101 del codice della crisi disciplina proprio la possibilità di erogare finanziamenti o in funzione dell'omologazione di un concordato, di un accordo di ristrutturazione, ovvero finanziamenti che vengono erogati in un secondo momento, cioè in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione. Quindi sono due i momenti nei quali posso richiedere l'erogazione di finanziamenti prededucibili in funzione del ricorso per l'omologa o in sede di esecuzione dell'accordo. Ricorderete che la prededuzione è molto importante in quanto assicura al creditore di vedersi soddisfatto prima di tutti gli altri in caso di apertura della liquidazione giudiziale. E capite bene che questa previsione è una previsione molto importante ai fini della stipula di un accordo di ristrutturazione perché incentiva molto, soprattutto gli istituti bancari, a supportare le imprese che ricorrono a un accordo di ristrutturazione. Un altro aspetto che non è previsto invece nel piano attestato è la prededuzione dei compensi dei professionisti, ai sensi dell'articolo 6. I compensi dei professionisti sono prededucibili, ma non al 100% come
come prevedeva la legge fallimentare, ma soltanto al 75% e soltanto a condizione che l'accordo sia oggetto, sia stato omologato. Quindi, se deposito un ricorso per l'omologa e l'omologa non viene rilasciata dal tribunale, si apre la liquidazione giudiziale, i compensi dei professionisti che hanno supportato il debitore non godranno di prededuzione, ma saranno eventualmente. Godranno eventualmente del privilegio di cui al 2751 bis numero 2 del codice civile. Quali sono gli effetti dell'omologa di un accordo di ristrutturazione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, quindi un accordo che viene depositato da una società di persone? Il legislatore, all'articolo 59, prevede che, salvo patto contrario, quindi salvo che l'accordo non lo prevede espressamente, gli accordi di ristrutturazione della società sono efficaci anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Quindi l'eventuale effetto esdebitatorio si applica anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, però se i soci hanno prestato garanzia su quel debito, continuano a rispondere, salvo che, ancora una volta, l'accordo non preveda diversamente. Quindi, salvo patto contrario, l'accordo di ristrutturazione stipulato dalla società con il creditore produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Quindi anche il socio illimitatamente responsabile continuerà a rispondere nei limiti di quanto pattuito nell'accordo ex articolo 57. Quali sono invece gli effetti nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori? L'accordo libera i fideiussori e i coobbligati verso i creditori aderenti. Quindi l'accordo libera ha un effetto esdebitatorio nei confronti dei fideiussori e dei coobbligati allo stesso modo di quello che è l'effetto esdebitatorio nei confronti del debitore principale. Non c'è alcun effetto liberatorio, quindi i coobbligati e i fideiussori continuano a rispondere al 100% secondo le partizioni originarie, qualora l'accordo venga forzatamente esteso ai creditori. Vedremo dopo cosa significa estendere forzatamente gli accordi, perché è una particolare tipologia di accordo di ristrutturazione. Un aspetto molto importante degli accordi di ristrutturazione, ed è una novità di assoluto rilievo introdotta all'interno del codice della crisi, è una specifica disposizione sulle modifiche sostanziali del piano e degli accordi. Cioè, cosa succede se prima o dopo l'omologa dovesse avvenire una modifica sostanziale del piano e degli accordi? Il legislatore individua due moventi: prima dell'omologa e dopo l'omologa. Se la modifica sostanziale interviene prima dell'omologa, il debitore deve presentare una nuova attestazione e deve chiaramente chiedere ai creditori aderenti di rinnovare il consenso. Quindi, nuova attestazione, quindi modifiche prima dell'omologa, serve una nuova attestazione e serve una nuova manifestazione di consenso da parte dei creditori aderenti. Cosa succede invece se le modifiche intervengono dopo che il tribunale si è già espresso positivamente sull'omologa? In questo caso è richiesto ancora una volta il rinnovo dell'attestazione, e in questo caso sono richiesti dei passaggi successivi. Il piano che recepisce queste nuove modifiche deve essere pubblicato al registro imprese, notificato ai creditori, quindi i creditori ricevono questo nuovo piano con le modifiche sostanziali, e i creditori hanno 30 giorni di tempo per fare opposizione avanti al tribunale. Se non ci sono opposizioni, l'accordo di ristrutturazione prosegue secondo le nuove modifiche pattuite ai sensi del 58,2, e questa è una disposizione molto rilevante in quanto pone, chiarisce cosa fare nell'ipotesi in cui, dopo l'omologa, dovessero verificarsi delle modifiche sostanziali del piano.
L'accordo, tra virgolette, può proseguire a condizione che venga rilasciata una nuova attestazione e che il nuovo piano con l'attestazione sia pubblicato al registro imprese, notificato ai creditori, i quali possono fare opposizione entro 30 giorni. Ecco, allora, dicevamo prima che ci sono diverse tipologie di accordi di ristrutturazione che sono ora specificatamente disciplinati dal codice della crisi. Quindi sono tutte novità che ha introdotto il codice della crisi. La prima tipologia di accordo di ristrutturazione si chiama gli accordi ad efficacia estesa. Da dove nascono? Nascono dalla necessità di voler forzare a determinate condizioni alcuni creditori di minoranza ad accettare le negoziazioni che sono state pattuite con gli altri creditori. Per farla più semplice, avvio le trattative con le banche hanno complessivamente un debito di 100. Io riesco a trovare un accordo con banche che vantano crediti per un ammontare di 90. Questa particolare tipologia di accordo di ristrutturazione mi permette di estendere gli effetti dell'accordo che ho stipulato con le banche che vantano 90 anche nei confronti dei 10. Capite che è uno strumento molto appetibile per consentire anche ai creditori di minoranza di subire forzatamente gli effetti dell'accordo che ho stipulato con una parte di creditori. Per fare ciò devo rispettare determinati doveri posti dall'articolo 61 del codice della crisi. Innanzitutto sono obbligato a formare le categorie. Per esempio, abbiamo parlato di banche. Tutte le banche le inserisco in una categoria, i fornitori le inserisco in una categoria e quant'altro. Devo informare tutti i creditori del fatto che ho avviato le trattative e dargli tutti i dati e tutte le informazioni utili per potersi esprimere positivamente o negativamente su quell'accordo. L'accordo di ristrutturazione non deve avere carattere liquidatorio, quindi soltanto un accordo di ristrutturazione che prevede la continuità diretta o indiretta può beneficiare dell'efficacia estesa di quell'articolo 61 e i creditori con i quali ho stipulato l'accordo devono essere almeno il 75% dei creditori di quella categoria. Quindi riprendendo l'esempio semplice di prima, banche di 100, per poter forzare, estendere gli effetti dell'accordo alle banche non aderenti, devo aver trovato un accordo con le banche che hanno un credito di almeno 75. Tenete in considerazione che tra le misure premiali previste nella composizione negoziata, non proprio misura premiale, uno dei benefici connessi alla composizione negoziata è il fatto che se all'esito della composizione stipula un accordo ai sensi del 57, questo 75% si riduce a 60. Quindi la minoranza alla quale estendo gli effetti dal 25% si porta addirittura al 40%. Altra condizione fondamentale è il fatto che la proposta, meglio l'accordo nei confronti degli aderenti, dei non aderenti, quindi quelli ai quali ho esteso gli effetti, deve essere non inferiore rispetto a quello che loro potrebbero ottenere qualora si dovesse aprire una liquidazione giudiziale nei confronti del debitore. Quindi giudizio di convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e il fatto che l'accordo debba essere notificato nei confronti chiaramente dei creditori. Queste sono le condizioni, in estrema sintesi, per poter estendere gli effetti dell'accordo stipulato con una maggioranza anche nei confronti di questa minoranza che non può superare il 25%, ovvero arrivare al 40%. Se l'accordo è stipulato come esito della composizione negoziata ai sensi dell'articolo 23,2. Questo articolo del 61 è una novità assoluta del codice della crisi.
La legge fallimentare prevedeva questa stessa norma, ma solo con riferimento agli istituti finanziari. Oggi il 61 dà la possibilità di stipulare un accordo di efficace estesa nei confronti di tutti i creditori, finanziari o commerciali. Un'ulteriore peculiarità degli accordi di efficace estesa riguarda specificatamente le banche. E cosa prevede il legislatore? Che l'accordo di efficacia estesa nei confronti delle banche, diversamente rispetto agli altri creditori, può avere anche un contenuto liquidatorio. Quindi io posso stipulare un accordo di ristrutturazione di efficacia estesa con le banche anche se l'accordo di ristrutturazione ha carattere liquidatorio, a condizione però che l'indebitamento nei confronti delle banche sia almeno pari alla metà dell'indebitamento complessivo. Quindi se ho più del 51% di debiti verso le banche, posso stipulare un accordo di efficacia estesa anche avente contenuto liquidatorio. Qui ho riportato un esempio molto semplice. Ipotizziamo che ho una debitoria di 1 milione. I creditori aderenti sono 700, i creditori estranei sono 300. La prima condizione l'ho soddisfatta, ho raggiunto il 60%, quindi l'accordo di ristrutturazione, la soglia del 60% di quel 57,1 è rispettata. Voglio verificare anche se posso fare un'efficace estesa. Ipotizziamo che ho 3 banche, che ho inserito in una categoria, che hanno un debito complessivo di 5,80. Ottengo l'adesione della banca 1 e della banca 2. Totale adesioni 78%. Posso estendere gli effetti dell'accordo stipulato con la banca 1 e la banca 2 anche nei confronti della banca 3, che ha un peso del 22%. Potrei farlo anche di carattere liquidatorio perché il debito verso banche 5,80 è superiore alla metà del totale dell'indebitamento, 58%. Un esempio molto semplice per cercare di chiarire un pochettino, anche a livello numerico, questa particolare tipologia di accordo di ristrutturazione. Altra tipologia di accordo di ristrutturazione sono gli accordi agevolati. L'accordo agevolato consiste nella stipula di un accordo di ristrutturazione dove quella soglia del 60% è dimezzata. Quindi è portata al 30%. Quindi io posso stipulare un accordo di ristrutturazione, beneficiare degli effetti connessi all'accordo di ristrutturazione che abbiamo detto prima, stipulando un accordo con soltanto il 30% dei miei creditori, a due condizioni. Uno, che il debitore non benefici della moratoria di cui ai creditori estranei, quella che abbiamo visto prima, dei 120 giorni, quindi il piano deve assicurare il pagamento integrale nel rispetto delle scadenze di tutti i creditori con i quali non ho stipulato l'accordo, quindi i creditori estranei sono assolutamente indifferenti rispetto alla stipula di un accordo agevolato e non chiedo l'applicazione delle misure protettive. Capite bene che è uno strumento che viene utilizzato, che può essere utilizzato se un'impresa si trova in una situazione di crisi molto, molto, molto lieve. E non è molto dissimile rispetto al piano attestato, perché sappiamo che il piano attestato non posso chiedere misure protettive e non può avere altri effetti nei confronti degli altri creditori. Però posso chiedere finanziamenti prededucibili, posso ricorrere al cram down erariale che vedremo dopo e gli effetti che abbiamo visto in precedenza. Qualche due parole sugli effetti da un punto di vista della disciplina civilistica. Quindi, nel momento in cui io deposito una domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, non trovano applicazione gli obblighi di ricapitalizzazione, quindi tutti gli obblighi di cui è il codice civile, e chiaramente prima del posto della domanda di omologa resta ferma l'articolo 2486 del codice civile, quindi il dovere di gestione conservativa del patrimonio. Quindi il messaggio è: quando deposito un accordo di ristrutturazione, si sospendono temporaneamente gli obblighi di ricapitalizzazione del capitale.
Ultimo tema sugli accordi di ristrutturazione è la particolare disciplina sui contratti pendenti, articolo 64,3 e 4 del codice della crisi. Due tipologie in particolare di contratti pendenti sono disciplinati. Uno sono i contratti in corso, in generale, e gli altri invece sono quei contratti essenziali, cioè quelli senza i quali non posso assicurare la continuità aziendale. I primi sono disciplinati dal terzo comma e il legislatore dice che se chiedo le misure protettive cautelari di cui il 54, i creditori non possono unilateralmente, quindi senza il mio accordo, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarle in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda. Quindi ho un contratto pendente, deposito una domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, i creditori, per il semplice fatto che io ho depositato ricorso per l'omologa, non possono unilateralmente rifiutare di adempiere al contratto in corso, risolverlo, anticiparlo o modificarlo in mio danno. Una disciplina molto importante per la salvaguardia della continuità aziendale. O addirittura i contratti essenziali hanno un ulteriore elemento in più. Per i contratti essenziali i creditori non possono rifiutarne l'adempimento, risolverlo o anticiparne la scadenza per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Quindi, per il solo fatto che io sia stato inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali, non gli consente di risolvere o modificare il contratto pendente. Capite bene che, soprattutto con riferimento appunto a questi contratti essenziali, questa previsione è di assoluta centralità. Abbiamo chiuso la prima parte sugli accordi di ristrutturazione. Ora vediamo il concordato. Come vi dicevo, se volessimo seguire correttamente l'ordine di trattazione del codice della crisi, dopo l'accordo di ristrutturazione dovremmo parlare di piano di ristrutturazione soggetto ad omologa di quell'articolo 64 bis e seguenti. Però, come vi dicevo, è uno strumento molto nuovo. Dopo chiaramente cercheremo di esporne i caratteri salienti. Però vorrei concentrarmi un pochettino di più sul concordato preventivo. Concordato preventivo che è uno degli strumenti di regolazione della crisi sicuramente più utilizzati, ad oggi molto complesso, perché è uno strumento che ha subito delle grosse modifiche, delle rilevanti modifiche nell'ultimo decreto correttivo, il 136-2024, ma soprattutto delle modifiche molto importanti con il decreto legislativo numero 83-2022, di cui vi accennavo nella prima lezione, cioè quel decreto che ha dato attuazione ai principi della cosiddetta direttiva Insolvency, cioè la direttiva 1023 del 2019 dell'Unione Europea, che ha dettato delle raccomandazioni, dei principi molto importanti e che sono stati in buona parte recepiti all'interno del codice della crisi con questo decreto legislativo numero 83 del 2022, che ha completamente rivoluzionato il concordato preventivo. E ricorderete che in questo decreto legislativo è stato emanato a giugno 2022 e il codice della crisi è entrato in vigore a metà luglio 2022, quindi in poco più di un mese abbiamo dovuto fare i conti con una modifica legislativa molto molto importante e stiamo vedendo adesso le prime prassi applicative e da ultimo il correttivo è intervenuto anche per cercare di porre rimedio, dare una soluzione ad alcune delle più importanti questioni interpretative ed applicative emerse dopo l'entrata in vigore del codice a luglio 2022. Anche qui non ci concentreremo molto sui profili procedurali, ma ci concentriamo molto. Andremo a cercare di esporre brevemente quali sono le principali tipologie di concordato, di contenuto della proposta, e poi ci concentriamo molto, che è il fulcro del concordato
e delle modifiche appunto del decreto 83 sulle regole di distribuzione del patrimonio, e conseguentemente sul diritto di voto assegnato ai creditori e conseguentemente sulle maggioranze funzionali a ottenere l'omologa del concordato. Vedremo che le principali tipologie di concordato sono due, liquidatorio e in continuità. Le principali modifiche, per questo ci concentreremo molto oggi su queste, riguardano il concordato in continuità, perché vedremo che c'è un forte disfavore del legislatore verso la soluzione del concordato liquidatorio. Quindi spenderemo sicuramente due parole sul concordato liquidatorio, ma ci concentreremo molto sul concordato in continuità per il quale il legislatore ha introdotto delle disposizioni specifiche diverse rispetto a quelle del concordato liquidatorio nell'ottica di agevolare la continuità aziendale, ovviamente senza arrecare pregiudizio, lo vedremo, ai creditori. Parlare di concordato, iniziamo, come abbiamo fatto per l'accordo, dalla norma di riferimento. Articolo 84, primo comma. L'imprenditore di cui l'articolo 121, quindi il solito imprenditore, quello che una volta era imprenditore fallibile, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi sulla base di un piano avente un determinato contenuto, che è disciplinato dall'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziaria. In che modo? Tramite la continuità, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione, quello che viene chiamato un assuntore, o in qualsiasi altra forma. Quindi cos'è il concordato? Il concordato è uno strumento di regolazione della crisi dove la finalità rimane ed è quella di assicurare il soddisfacimento dei creditori. Un soddisfacimento che non può mai essere peggiore rispetto a quello che loro otterrebbero qualora, anziché il debitore presentasse una domanda di concordato, presentasse una domanda di liquidazione giudiziale. E questa proposta come può essere realizzata? Attraverso un piano in continuità, attraverso un piano liquidatorio o attraverso quello che viene chiamato il concordato con assuntore. Noi ci concentreremo sulla continuità aziendale. Gli altri principi e gli interessi tutelati nell'ambito del concordato sono certamente il principio cardine, l'interesse dei creditori, che non può subire un pregiudizio dalla proposta di concordato rispetto a quello che loro otterrebbero nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale. E un altro interesse è quello di preservare nella misura possibile i posti di lavoro. Tenete in considerazione che nella versione originaria del codice della crisi, quella che non è mai entrata in vigore, era previsto anche un determinato obbligo di mantenimento di posti di lavoro in caso di cessione dell'azienda, che è stato poi rimosso nella versione definitiva del codice della crisi perché è stato ritenuto dai più come un ostacolo alla continuità aziendale. E tenete sempre presente che tutti questi strumenti hanno come base, come principio di riferimento, la stella polare e certamente il soddisfacimento, l'interesse dei creditori, ma dall'altra parte anche la salvaguardia della continuità aziendale. Quindi con questa modifica è evidente come la salvaguardia della continuità aziendale è privilegiata rispetto alla tutela dei livelli occupazionali, laddove chiaramente è percorribile questa proposta di concordato. Quindi l'interesse dei creditori è la stella polare, salvaguardia della continuità e tutela dei livelli occupazionali. Come può essere il concordato in continuità? Di due tipi, lo vedremo meglio: la continuità diretta, quindi prosegue l'attività in capo al medesimo imprenditore, ovvero la continuità indiretta attraverso trasferimento temporaneo o definitivo, lo vedremo, dell'azienda o di rami d'azienda ad un'altra società, eventualmente anche di nuova costituzione.
Vedremo che è fondamentale che, per esempio, molto spesso la continuità indiretta, lo vedremo, è realizzata tramite un contratto d'affitto. È fondamentale che il contratto d'affitto sia espressamente funzionale alla presentazione di una domanda di concordato. Se il contratto d'affitto non è funzionale alla domanda di concordato ed eventualmente vado a depositare una domanda di concordato, non si potrà qualificare come concordato in continuità indiretta. Quindi il requisito della funzionalità è requisito indefettibile per poter qualificare una proposta di concordato come concordato in continuità indiretta. Comma 3. Nel concordato in continuità, i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. E il concordato deve assicurare un'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile, che può anche consistere nella prosecuzione di rapporti di lavoro. Anche questa è una novità rispetto alla versione originale del codice della crisi, dove era previsto che per poter qualificare un concordato come in continuità, i flussi prodotti dalla continuità, diretta o indiretta, dovessero essere prevalenti rispetto ai flussi che derivano dalla liquidazione del patrimonio. Perché? Perché un concordato in continuità può benissimo prevedere una continuità su una parte dell'azienda e dall'altra parte può prevedere la liquidazione di asset non strategici, perché non funzionali alla prosecuzione dell'attività. La versione originale diceva che per potersi qualificare come concordato in continuità, i flussi che derivavano dalla continuità dovevano essere maggiori rispetto a quelli che derivavano dalla liquidazione di asset non strategici. Questa previsione, in quanto ostacolo alla continuità, è stata rimossa e modificata con l'entrata in vigore del codice della crisi, appunto nell'ottica di agevolare le proposte di concordato in continuità aziendale. Come al solito, i presupposti: oggettivo, solito stato di crisi o di insolvenza; soggettivo, l'imprenditore commerciale diverso dall'imprenditore minore. Chi sono esclusi? L'imprenditore minore, i soci direttamente responsabili, i soliti enti pubblici e l'imprenditore cessato, cancellato dal registro delle imprese. Qual è quindi la finalità del concordato? È il soddisfacimento dei creditori. Tenete presente che nella legge fallimentare l'articolo 186 bis parlava di miglior soddisfacimento dei creditori. Miglior soddisfacimento dei creditori si intendeva rispetto al fallimento, cioè il concordato doveva assicurare un quid in più rispetto alla liquidazione giudiziale. Tenete presente che nel concordato in continuità, nel concordato, il miglior soddisfacimento è rimasto solo con riferimento al concordato liquidatorio. Vedremo che ci sono determinati paletti funzionali a fare in modo che il concordato liquidatorio assicuri un qualcosa in più rispetto alla liquidazione giudiziale, mentre nel concordato preventivo in continuità non si parla più di miglior soddisfacimento, ma si parla di soddisfacimento non deteriore. Quindi, in linea di principio, può essere omologato un concordato che formula una proposta ai creditori nella stessa misura di quella che i creditori potrebbero ottenere qualora si aprisse la liquidazione giudiziale. Anche questa è una di quelle previsioni che enfatizzano il favor del legislatore verso le soluzioni in continuità. Abbiamo visto prima quali sono le tipologie di le modalità di soddisfacimento dei creditori: la continuità, la liquidazione, qualsiasi altra forma, piuttosto che il concordato con assuntore. Concordato in continuità, dicevamo, l'interesse dei creditori, principio cardine, i posti di lavoro laddove possibile, assenza di pregiudizio, quindi questo trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, e il fatto che non vi debba essere prevalenza del ricavato rispetto alla liquidazione degli asset. Come può essere realizzata la continuità? In due modi: attraverso una continuità diretta. Quindi in questo caso io formulo una proposta dove l'attività d'impresa continua ad essere svolta dall'imprenditore, si trova in una situazione di crisi o di insolvenza, piuttosto che una proposta di concordato in continuità indiretta.
che prevede quindi il trasferimento temporaneo e o definitivo dell'azienda, di un ramo d'azienda, a un soggetto diverso dall'imprenditore originario. Quindi in questo caso, tramite una cessione, un usufrutto o altro, l'attività viene condotta da un terzo. È molto diffusa la continuità indiretta nella quale, prima della cessione, per salvaguardare la continuità, il debitore stipula un contratto d'affitto con il terzo interessato a divenire proprietario definitivo dell'azienda o del ramo, e come dicevo prima, questa operazione è consentita e si può qualificare come concordato in continuità, ancorché indiretta, sebbene a tutti gli effetti rappresenti una liquidazione del patrimonio, si può qualificare come concordato in continuità a condizione che questo affitto, che il contratto di affitto, espliciti in maniera chiara la funzionalità del contratto stesso rispetto alla proposta di concordato. Concordato liquidatorio. Concordato liquidatorio. Giusto due parole su concordato liquidatorio. Concordato liquidatorio vuol dire che non c'è alcun tipo di non c'è alcun tipo di prosecuzione dell'attività d'impresa, vuoi in capo all'imprenditore stesso, vuoi in capo a terzi. Ho il patrimonio, lo liquido, con i flussi finanziari che ricevo dalla liquidazione del patrimonio, vado a soddisfare i creditori. Vi dicevo che il legislatore del codice della crisi ha un forte disfavore nei confronti di questo strumento, quindi del concordato liquidatorio. Infatti l'articolo 84,4 prima parte dice che affinché un concordato liquidatorio sia prima ammissibile e poi omologabile, sono due condizioni principali. Uno, che soci o terzi immettano risorse esterne, liquidità, che vadano ad incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile nel momento in cui deposito la domanda di concordato. Quindi, ad oggi deposito la domanda di concordato, ho un attivo, beni, crediti, liquidità di 100, il socio o un terzo deve mettere risorse finanziarie nella proposta di concordato di almeno 10. Quindi un obbligo di apporto di finanza esterna. Due, la proposta di concordato deve assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari ex lege, quindi quelli che non hanno nessun tipo di privilegio, ovvero dei creditori privilegiati degradati a chirografo per incapienza, di almeno il 20%. Quindi vuol dire che gli devo assicurare una soglia minima del 20%, 10% in più dell'attivo come finanza esterna e almeno una proposta del 20% dei creditori chirografari e di quelli degradati per incapienza. Capite che sono soglie che sono molto difficili da poter realizzare. Concordato con assuntore è quando interviene un terzo che si assume l'obbligo di soddisfare tutti i creditori ed eventualmente può adempiere al concordato anche attraverso la distribuzione del ricavato derivante dalla vendita dei beni che gli vengono trasferiti. La domanda di concordato si articola in due sezioni, diciamo in due parti. Una proposta di concordato dove vado a delineare quanto vado a proporre ai miei creditori, qual è la percentuale di soddisfacimento proposta ai miei creditori, suddivisi in classi come vedremo, e il vero e proprio piano di concordato, cioè in che modo vado a realizzare la proposta di concordato, in che modo vado ad adempiere alla proposta di concordato, proposta e piano. Ancora in estrema sintesi, come si struttura una proposta? Parto da un elenco dei creditori, quindi ho il mio bilancio contabile, vado a prendere tutta la situazione debitoria, suddivido tra privilegiati, chirografari e vedremo dopo, vado a capire i privilegiati se sono capienti o meno, e vado a formulare una proposta ai creditori. La proposta ai creditori, nell'ambito del concordato preventivo, deve seguire delle regole molto particolari, nel senso che vi dicevo prima che l'accordo di strutturazione
il piano attestato, non ho alcun dovere di rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Quindi i creditori, in linea di principio, li posso trattare come voglio, a prescindere che siano chirografari, che siano privilegiati capienti o privilegiati degradati. Nel concordato preventivo non è così. Ci sono delle specifiche regole in tema di distribuzione del patrimonio al quale si legano le regole legate al diritto di voto e conseguentemente ai criteri per raggiungere l'unanimità, ovvero la maggioranza funzionale all'omologa del concordato preventivo. Cerchiamo di concentrarci su questi aspetti, che cercherò di rendere il più semplice possibile, ma tenete presente che sono delle norme estremamente complesse sulla quale ci sono orientamenti, voi in dottrina, voi in giurisprudenza, anche discordanti e sul quale in parte è intervenuto anche il recente decreto legislativo. Allora, i creditori privilegiati. Come devono essere trattati i creditori privilegiati nell'ambito di un, come si dice, di un concordato preventivo? Allora, l'articolo 84,5. I creditori muniti di privilegio pegno ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la prelazione, al netto delle spese dirette e generali su quel bene, così come attestato da un professionista indipendente. Questa norma detta quello che viene chiamato il principio di falcidiabilità dei creditori prelatizi, cioè ho un professionista indipendente che rilascia un'attestazione e che dice che il mio patrimonio ha un certo valore e che quindi i creditori privilegiati hanno diritto di essere soddisfatti nei limiti di quel valore. A quel punto potremmo avere due situazioni, quelli che vengono chiamati, per renderla semplice, i privilegiati capienti e quelli che vengono chiamati i privilegiati degradati a chirografo per incapienza. Privilegiato capiente cosa vuol dire? Vuol dire che se l'attivo è sufficiente per coprire il credito privilegiato, ho l'obbligo di rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione su quel valore. Quindi ipotizziamo un privilegio generale di 100, l'attivo è 100, il creditore privilegiato è integralmente capiente. Quel 100 deve essere distribuito secondo l'ordine delle prelazioni. Il creditore privilegiato è capiente e ha diritto di essere soddisfatto su tutto. Ipotizziamo invece che quel credito di 100, l'attivo sul quale grava quel privilegio, al netto delle spese come attestato dal professionista, è 80. In quel caso, il creditore privilegiato si dice che è privilegiato capiente, quindi ha diritto del rispetto dell'ordine delle cause legittime su 80, mentre sul restante 20 si dice che viene degradato a chirografo. E vedremo dopo come ci sono delle regole distributive molto diverse sulla quota capiente 80 e sulla quota degradata 20. Quindi il primo principio sulla base del quale si radica tutto le regole di distribuzione del patrimonio è l'84,5, che prevede quindi la possibilità di pagamento non integrale dei creditori privilegiati, non integrale in che senso? Nei limiti del valore di liquidazione di quei beni al netto delle spese. Tenete conto che qui il legislatore utilizza il termine liquidazione, che potrebbe invocare anche una liquidazione ordinaria, però è orientamento piuttosto consolidato, tanto nella legge fallimentare quanto nel codice della crisi, che il parametro di riferimento per la stima del valore di liquidazione è quello della liquidazione giudiziale. Quindi devo stimare. Il professionista deve stimare qual è il valore del bene sul quale insiste il privilegio in uno scenario di liquidazione giudiziale, considerando le spese che potrebbero essere direttamente riferite a quel bene, non so, l'immobile come spesa diretta, l'IMU, la TARI, e anche le spese generali che possono essere il compenso del curatore piuttosto che di altre, il campione fallimentare o altre
spese generali di procedura che vengono attribuite secondo determinati criteri alle varie componenti e alle varie masse dell'attivo. Prosegue la norma. Fermo restando questa possibilità di falcidia dei creditori privilegiati, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Nella prima lezione dicevamo che c'è la possibilità di costruire delle classi di creditori secondo determinati criteri di omogeneità di interessi economici e giuridici. Vero che io posso falcidiare i creditori privilegiati? Ma dall'altra parte io non posso formare delle classi alle quali formo una proposta che comporti l'alterazione delle cause legittime di prelazione. Quindi, per esempio, ho una classe di creditori che sono muniti di privilegio di grado 18, tipo, non so, l'Agenzia delle Entrate con l'IRES, grado 18. Ho una classe di creditori comune per l'IMU che ha un grado 20, che quindi è un grado sotto, anche se io li posso pagare parzialmente, la proposta che assicuro al creditore di grado più elevato, in questo caso 18, non può essere peggiore rispetto a quella che assicuro al creditore che ci sta sotto. Non posso alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Sulla base di questo principio, sono sviluppati due orientamenti prima del codice della crisi, poi il codice della crisi, vediamo, questo è il punto centrale, chiarisce come devono essere, quale regola trova applicazione e su quale valore. Si erano sviluppati due orientamenti. Quali sono? Si chiamano Absolute Priority Rule e Relative Priority Rule. L'absolute priority rule dice: per poter soddisfare i creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, devo aver assicurato il pagamento integrale dei creditori di rango superiore. Prima parlavamo di Agenzia Entrate IRES grado 18, comune IMU grado 20. L'absolute priority rule dice: per poter assicurare un qualche soddisfazione ai creditori di grado 20, quindi quelli che si trovano a un rango inferiore, devo aver pagato integralmente i creditori di grado superiore. Quindi devo pagare integralmente l'Agenzia delle Entrate di grado 18, poi se residuo qualcosa, se solo se residuo qualcosa, posso prevedere una qualche soddisfazione ai creditori di rango inferiore al comune. Capite bene che quindi, in questo caso, e questa era la regola che trovava applicazione nel concordato, nella legge fallimentare, è chiaro che è molto difficile formulare una proposta che prevede una qualche soddisfazione ai creditori che si trovano a un grado inferiore, perché l'unico modo era o che ci fosse un attivo che potesse coprire tutti i creditori, oppure era necessaria della finanza esterna, quindi delle risorse finanziarie ulteriori che potevo utilizzare per pagare i creditori. Altrimenti io dovevo formulare una proposta che prevedesse il pagamento di tutto il credito di grado superiore prima di arrivare a chi sta sotto. Infatti, nella maggior parte dei concordati, nella legge fallimentare, per poter soddisfare un minimo i creditori chirografari degradati o ex lege, era necessaria questa finanza esterna. Preso atto di questa difficoltà di formulare delle proposte di concordato in continuità che rispettassero questa regola rigida della absolute priority rule, il codice della crisi ha introdotto la relative priority rule. Cosa dice? Dice che per poter soddisfare il creditore di rango inferiore, quindi quello che nell'esempio è al comune, non devo necessariamente aver soddisfatto integralmente il creditore di grado superiore, l'Agenzia delle Entrate nel nostro esempio, IRES grado 18, ma è sufficiente che al creditore di grado superiore gli assicuri un trattamento non deteriore, quindi non peggiore rispetto a quello che assicuro al creditore di rango inferiore.
Quindi all'Agenzia delle Entrate posso dare il 10% e al comune posso dare l'8%. Non devo aspettare di pagare il 100% all'Agenzia delle Entrate, grado 18, per poter dare qualcosa al comune, grado 20. Capite bene che questa regola assicura una forte, ma una maggiore flessibilità nelle proposte di concordato, perché non applico più quella rigida regola dell'absolute priority rule che mi impone di pagare al 100% chi sta sopra per dare una qualche soddisfazione a chi sta sotto. Su quali valori nel codice della crisi, o meglio, nel concordato in continuità, trova applicazione l'absolute e su quale valore trova applicazione la relative priority rule. Questo è un grafico per meglio far capire qual è la logica dell'APR, absolute priority rule. Per poter versare un qualcosa ai bicchieri che stanno in fondo alla piramide, devo aver riempito integralmente i bicchieri. Quindi pago tutto, pago integralmente chi sta sopra e solo dopo posso arrivare a chi sta sotto. Un esempio molto semplice, ma che fa capire un po' qual è la cascata per l'applicazione dell'absolute priority rule. Dicevamo, su quale valore? Non è che su tutto il valore, su tutto l'attivo trovi applicazione la relative priority rule, come abbiamo detto prima. No, su un determinato valore trova applicazione l'absolute e su un determinato valore trova applicazione la relative, solo nell'ambito del concordato in continuità. Ce lo dice l'articolo 84,6, dove dice: nel concordato in continuità, non liquidatorio, quindi, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. Per il valore eccedente, quello di liquidazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle delle classi di grado inferiore. In questa norma credo che abbiate ben compreso che viene definito in maniera puntuale su quale valore trovi applicazione l'absolute e su quale valore trovi applicazione la relative. Su quale valore trova applicazione l'absolute? Valore di liquidazione. Dopo cercheremo di capire che cos'è. Sul valore di liquidazione, il valore di liquidazione deve essere distribuito secondo l'absolute, quindi secondo il rigido rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Su quello che eccede il valore di liquidazione e che è prodotto dalla continuità aziendale, vedremo, posso invece applicare la relative priority rule, quindi assicurare ai creditori di rango superiore un trattamento almeno pari o più favorevole rispetto a chi sta sotto. Ultima regola. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga rispetto a tutte queste disposizioni. Cosa vuol dire in sintesi? Abbiamo tre principi cardine. Valore di liquidazione distribuisco secondo l'absolute, quindi rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Valore eccedente distribuisco secondo, ho la facoltà, non è un obbligo, ho la facoltà di distribuirlo secondo la relative, quindi do un pochettino di più a chi sta sopra rispetto a chi sta sotto, ma non devo pagarlo tutto, chi sta sopra per pagare chi sta sotto, e le risorse esterne, quindi la finanza esterna, una sorta di contributo a fondo perduto, che viene erogato da un terzo, dal socio, queste somme possono essere distribuite liberamente dal debitore. Con una peculiarità, sui crediti dei dipendenti, dei lavoratori, trova sempre applicazione l'absolute priority rule. Quindi, e qui facciamo un piccolo parallelismo rispetto al piano di ristrutturazione, vedrete che nel piano di ristrutturazione, se nel concordato ho quella che viene chiamata una discrezionalità relativa, cioè posso gestire il valore eccedente e distribuirlo secondo regole un po' più flessibili, nel piano di ristrutturazione, soggetto omologa, posso distribuirlo liberamente a determinate condizioni che cerchiamo di vedere dopo. Queste invece sono le regole di distribuzione nel concordato liquidatorio che sono sempre legate all'obbligo di pagare almeno il 20%. Quindi
Devo rispettare l'absolute fino a quando raggiungo almeno il 20% della di trattamento ai creditori chirografari e privilegiati degradati. Tutto quello che eccede, la finanza esterna la posso distribuire come voglio. Viene fissato comunque il limite del 20%. Oltre il 20% posso distribuirla come voglio. Prima devo rispettare l'ordine delle cause legittime, quindi una regola ovviamente molto più rigida. Qui un richiamo a cosa si intende per finanza esterna, ma non abbiamo molto tempo e soprattutto è stata chiarita dal decreto correttivo 136-2024. Esempio molto semplice per distinguere le regole di distribuzione nel concordato in continuità. Ipotizziamo di avere un totale dell'attivo, quindi il mio patrimonio vale 372.000 euro, che è suddiviso tra 168 di valore di liquidazione e 204 di valore eccedente. Sul valore di liquidazione io devo applicare l'absolute priority rule. Quindi qui vedete com'è suddiviso il mio passivo tra le varie classi. Qual è il debito? Consideriamo questo debito post rettifiche. I 168 li devo andare a distribuire secondo l'ordine delle prelazione, quindi devo pagare il 100% che sta sopra, escendo in funzione del grado di privilegio e arrivo a pagare, secondo appunto l'ordine delle cause legittime di prelazione, il 26% dei contributi INPS che godono di un privilegio di grado 8. Vedete, 100% secondo l'ordine, fino ad arrivare in fondo a 26% e ho distribuito tutti 168. A questo punto vado a prendere i 204. Se fossi stato nella legge fallimentare, anche questi 204 li avrei dovuti distribuire, come si dice, proseguendo nell'ordine delle cause legittime di prelazione. Quindi avrei dato qualcosina di più all'INPS, ma non sarebbe rimasto nulla per gli altri creditori. Questo qua si vede meglio. Scusate, ho sbagliato. Scusate, qui è una distribuzione di 372 interamente secondo l'absolute priority rule. Quindi, se io fossi una legge fallimentare, sarei stato obbligato a distribuire questi 372 in questo modo e sarei arrivato a pagare il 26% dell'INPS. Tutti gli altri creditori non avrei potuto pagare nulla se non attraverso della finanza esterna. Come dicevo prima, se non c'è finanza esterna, molto spesso nei vecchi concordati non riuscivo a pagare nulla dei chirografari o dei privilegiati degradati. Mi sarei fermato qui al 26%. Con l'applicazione delle nuove regole del codice della crisi, invece, 168 li distribuisco secondo l'ordine e 204 secondo l'ordine delle cause legittime, absolute, e 204 secondo la relative. Quindi prendo i 168, vado a pagare prima la prededuzione e poi l'ordine delle cause legittime di prelazione, dipendenti in primo luogo e un pochettino dei professionisti. Arrivo a pagare i professionisti in una certa misura. Poi prendo i 204. I 204 li posso distribuire secondo la relative priority rule. Quindi a chi sta sopra do un pochettino di più rispetto a chi sta sotto. Quindi in questo caso si è scelto di pagare integralmente i professionisti, 100%, e poi vedete che qui la proposta di soddisfacimento è via via decrescente. Alla classe 4 degli artigiani ho dato il 75%, non l'ho pagato integralmente prima di poter soddisfare l'INAIL che sta sotto. Gli ho dato un pochettino di più rispetto a chi sta sotto e così via gli altri creditori. Vedete che in questo modo, se con la legge fallimentare mi fermavo all'INPS, con il codice della crisi riesco a dare un qualcosina anche ai creditori che si trovano a un grado inferiore. In questo sta la maggior flessibilità e quindi una maggior probabilità di ottenere l'approvazione del concordato. Vado velocemente. Che cos'è il valore di liquidazione? È definito nell'articolo 87. Il valore di liquidazione sul quale, quindi, abbiamo detto, si applica l'absolute priority rule, non è altro che il valore che potrebbe essere ottenuto nell'ipotesi in cui il debitore, anziché
proseguire nella domanda di concordato, venisse posto in liquidazione giudiziale, che detta così può essere molto semplice, ma ci sono molte peculiarità connesse alla stima del valore di liquidazione, che qui ho riportato sinteticamente, ma non abbiamo tempo di esaminare. Tenete conto che il valore di liquidazione è quindi un parametro fondamentale che delimita, tra gli altri, il limite rispetto al quale trova applicazione l'absolute priority rule e va stimato secondo determinati principi e regole che si stanno sviluppando sia in dottrina che in giurisprudenza. Considerate che nel valore di liquidazione devo comprendere anche tutte quelle possibili utilità che potrebbero trarsi da azioni revocatorie piuttosto che da azioni di responsabilità nei confronti dell'organo gestore, dell'organo di controllo, del revisore. Perché? Perché se si dovesse aprire la liquidazione giudiziale, anche tali utilità potrebbero essere tratti e quindi devono essere stimati al netto delle spese nella stima del valore di liquidazione. Qui alcuni provvedimenti che richiamano i criteri di stima del valore di liquidazione e qui alcune tematiche connesse a stima del valore di liquidazione. Quindi sul valore di liquidazione, quindi quanto vale l'attivo in liquidazione giudiziale, si applica l'absolute. Il valore eccedente invece cos'è? Il valore eccedente non è altro che tutto quello che oltrepassa il valore di liquidazione fino ad arrivare al fabbisogno concordatario. Quindi se io complessivamente devo dare ai creditori 100 e il valore di liquidazione 20, il valore eccedente altro non è che 80. Ed è quel valore che viene prodotto se soltanto grazie alla continuità aziendale, diretta o indiretta, resa possibile dal concordato e che invece non ci sarebbe qualora venisse aperta la liquidazione giudiziale. Quindi è quel plus valore che deriva dall'omologazione e quindi esecuzione del concordato preventivo in continuità. Tenete presente che però il valore eccedente non necessariamente coincide con i flussi di cassa prodotti dalla continuità. Quindi ho un piano in continuità, ogni anno produce un certo flusso di cassa. Non è che la somma di tutti questi flussi di cassa è valore eccedente. Perché? Perché potrebbe essere che, ad esempio, alcuni beni funzionali alla continuità non vengano ceduti nell'ambito della proposta di concordato. Il debitore li mantiene a sé e quindi una parte del flusso di cassa deve essere utilizzato per coprire quel valore, che è ricompreso nel valore di liquidazione, del bene mantenuto all'interno del patrimonio del debitore. Un esempio per chiarire meglio, perché è un tema molto importante e non si deve confondere valore eccedente con flusso di continuità. Ipotizziamo di avere un valore di liquidazione di 10, di cui 6 milioni sono beni non strategici. In quanto non strategici, il piano prevede di liquidarli. 4 milioni invece sono beni strategici, quindi li mantengo a me. Per continuare attività ho bisogno di impianti che valgono 4 milioni, quindi non li liquido nel piano. I flussi di cassa che derivano dalla continuità del piano sono 7 milioni. Al primo impatto uno potrebbe dire valore eccedente è 7 milioni, flussi di cassa. Non è così. Perché? Perché complessivamente il piano quanto mette a disposizione dei creditori? Mette a disposizione 6 milioni di beni non strumentali e liquidati e 7 milioni di flussi di cassa, 13. Ho invece un valore di liquidazione che è stimato in 10. 13 meno 10 fa 3. 3 è il valore eccedente, non è 7. Questo fa capire perché è importante dire che il valore eccedente non necessariamente coincide con flussi di cassa. Potrebbe coincidere se decido di liquidare tutti i beni, se decido di esercitare delle azioni di responsabilità, ma chiaramente molto, molto raro. Ora, purtroppo abbiamo poco tempo e volevo parlare anche un po' di piano di ristrutturazione e di trattamento dei debiti tributari e contributivi. Però, queste regole vanno a incidere significativamente anche
sul sistema di voto nel concordato. Partiamo un attimino dalla legge fallimentare. La legge fallimentare una volta prevedeva che i creditori privilegiati potessero essere pagati con una moratoria massima di un anno. Durante il Covid è stata portata a 2 anni e nulla si diceva in merito alla possibilità per questi creditori di votare. Versione originale del codice continua la possibilità di una moratoria di 2 anni e prevede che se assicura una moratoria fino a 2 anni, i creditori possono votare entro un certo valore indicato in questa norma, che non è mai stato così chiaro. Con il decreto legislativo 83-2022 che vi dicevo, è stata completamente modificata questa norma. E cosa dice adesso l'86,1? Mi dice che io posso prevedere una moratoria senza limiti di tempo nei confronti dei creditori privilegiati. L'unico limite sono 6 mesi dall'omologa per i lavoratori. Quindi io i creditori privilegiati li posso pagare lungo l'arco di piano senza limiti di tempo. L'unico limite di tempo è 6 mesi dall'omologa per i crediti dei lavoratori dipendenti. A fronte di una previsione di moratoria senza limiti di tempo, il legislatore del codice della crisi è ben intervenuto sul diritto di voto assegnato a questi creditori privilegiati. E come è intervenuto? Rapidamente. È intervenuto dicendo che i creditori privilegiati hanno diritto di votare in 2 casi. O meglio, dice, non votano se soddisfatti in denaro integralmente entro 180 giorni dall'omologa. Quindi identifica una sorta di limite temporale entro il quale il creditore si dice interessato e quindi può manifestare il voto. Io posso pagarlo con una moratoria senza limiti di tempo, ma se lo pago oltre 180 giorni, a prescindere che lo paghi integralmente o che lo pago parzialmente, perché dicevamo ai sensi dell'84,5 l'attivo non è capiente, a prescindere quindi dall'integrale o parziale trattamento, se lo pago oltre i 180 giorni dall'omologa, questi devono essere inseriti in una classe e devono votare. Quindi non c'è una moratoria di tempo, una moratoria nella proposta dei privilegiati, ma se li pago oltre i 180 giorni, devono votare. 180 giorni che diventa 30 giorni nel caso dei lavoratori. Quindi i lavoratori li posso pagare entro 180 giorni, ma se li pago oltre 30 giorni, quindi tra 30 e 180, questi vengono inseriti in una classe e votano. Qui alcune possibili interpretazioni. Cosa vuol dire? Che sulla base della mia lettura, se li pago integralmente e in denaro entro 180 giorni non hanno diritto di voto, non sono interessati. Ok, se li pago integralmente, ma non li pago in denaro, per esempio attraverso una datio in solutum, a prescindere da entro oltre 180 giorni, il semplice fatto che li pago con mezzi diversi dal denaro li legittima ad esprimere il diritto di voto. Se li pago integralmente nei limiti della capienza, ma oltre 180 giorni, hanno diritto di voto. Se li degrado, questi avranno diritto di voto per la quota degradata e per la quota capiente pagata oltre 180 giorni. Quindi percorre un pochettino quello che ci siamo detti. Abbiamo poco tempo, quindi andrei un pochettino avanti. Quindi queste sono un pochettino le regole legate al diritto di voto. Ricordate i 180 giorni e il pagamento in denaro o non in denaro, criteri principali. Nel concordato liquidatorio non è obbligatoria la formazione delle classi, è tutto sicuramente più agevole. L'ultimo tema, dopo il sistema di voto è funzionale a capire poi se si riesce a ottenere o meno le maggioranze per l'omologa del concordato. Regole delle maggioranze, se quello sul sistema di voto era complesso, sulle maggioranze è ancora più complesso.
Nel concordato di Pretoria 109,1 la semplice maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se ci sono le classi, devo ottenere la maggioranza complessiva e la maggioranza delle classi. Molto più complesso nel concordato in continuità. Tenete conto che è tutto molto complesso, ma è funzionale a agevolare la continuità aziendale. Vedremo il perché. La regola principale per l'approvazione del concordato è l'unanimità. Il concordato, per essere approvato, per essere omologato, deve essere approvato da tutte le classi. Ogni classe vota a maggioranza, quindi devo ottenere la maggioranza in tutte le classi. Capite bene che è molto difficile ottenere l'unanimità. Allora il legislatore individua alcune alternative. Se non ho ottenuto la maggioranza, se non ho ottenuto l'unanimità delle classi, devono aver votato favorevolmente i 2/3 dei crediti dei votanti, quindi devo ottenere una maggioranza nei termini di 2/3 di quelli che hanno espresso il voto, non di quelli della classe, ma dei votanti, a condizione che abbiano votato almeno il 50 per la maggioranza, la metà, scusate, dei crediti. Quindi nella classe deve aver votato almeno il 50% e di questo 50% devo aver ottenuto i 2/3. Se ho ottenuto questa maggioranza in ciascuna classe, nella maggioranza delle classi, il concordato può essere omologato. Anche questo comunque è un criterio molto, è un criterio comunque molto complesso da raggiungere, perché in tutte le classi devo ottenere il 50% dei votanti e i 2/3 che votano a favore. Se anche questa, tra virgolette, maggioranza non è raggiunta, si applica quello che viene chiamato la ristrutturazione trasversale, il cross-class cramdown. Cosa vuol dire? È quello indicato in questa norma. Articolo 112,2. Nei concordati in continuità, se uno o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore, può omologare se si verificano queste condizioni. A, B e C sono, tra virgolette, semplici da spiegare, magari un po' più difficili da dimostrare, ma in linea di principio sono facili da comprendere. Valore di liquidazione deve essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta, quindi il tribunale deve accertarsi che quel valore che abbiamo detto prima, di liquidazione giudiziale, è distribuito secondo l'absolute, il valore eccedente è distribuito secondo la relative, quindi i due principi che abbiamo detto prima. Nessun creditore riceve più di quello che deve avere, quindi se ha 100 la proposta non deve, non può prevedere una soddisfazione di 101. E il punto D più importante, la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Quindi, se le prime regole base erano l'unanimità, qui il legislatore dice che il concordato può essere omologato anche se approvata la maggioranza, a condizione che all'interno di questa maggioranza delle classi ci sia almeno una che sia titolare di un diritto di privilegio. Quindi, non so, i dipendenti, i professionisti, coloro che hanno un privilegio. Tenete presente che, secondo un recente orientamento del Tribunale di Milano di aprile 24, si considera rilevante classe privilegiata, ai sensi della lettera D, la classe di privilegiati capienti, quindi non i creditori degradati, creditori privilegiati degradati a chirografo per incapienza inseriti in una classe. La classe rilevante, ai sensi di questo primo meccanismo di salvataggio, è la classe di creditori privilegiati integralmente capienti. Non sono considerati, secondo questo orientamento, i privilegiati degradati a chirografo inseriti in apposita classe nel rispetto di quanto abbiamo detto prima. Il legislatore non si ferma qui, dice: beh, diamo un'ultima possibilità. Se anche non raggiungo la maggioranza, può essere omologato. A quali condizioni? A questa condizione. Quindi, in mancanza dell'approvazione a maggioranza, la proposta
Il concordato può essere omologato se la proposta è approvata da almeno una classe, quindi siamo passati da tutte le classi a una sola classe. A quale condizione? Che questa classe che ha votato favorevolmente, può essere anche una sola, la proposta preveda un soddisfacimento non integrale e soprattutto che questi creditori sarebbero, lo leggo e poi cerco di spiegarlo, sarebbero soddisfatti in tutto o in parte. Qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Cosa vuol dire? Abbiamo detto prima che sul valore di liquidazione applico l'absolute, sul valore eccedente applico la relative. In questo caso il legislatore mi chiede di fare uno scenario ulteriore e dice: cosa succede se quel valore eccedente che ho distribuito secondo la relative lo distribuisci secondo l'absolute? Se in quello scenario il creditore riceverebbe una qualunque soddisfazione e quella classe di creditori mi vota favorevolmente, il concordato può essere omologato. Vediamo se ho preso un esempio. Esempio di prima. Allora, ipotizziamo di avere tutte queste classi. Il primo meccanismo di salvataggio, meglio il secondo meccanismo, quindi abbiamo visto i primi due, unanimità e maggioranza dei due terzi, perché votano i 50, lo lasciamo da una parte. Non li ho raggiunti, chiedo la ristrutturazione trasversale. Ho i due meccanismi, la maggioranza, purché almeno una classe sia privilegiata, oppure una sola classe alle condizioni di cui abbiamo detto prima. Ipotizziamo che queste siano le mie classi. Se ottengo la maggioranza di approvazione, quindi ho 11 classi, quindi mi votano favorevolmente almeno 6 classi, posso chiedere l'omologa a condizione che voti favorevolmente almeno una classe di privilegiati, quindi almeno la classe 1 dei dipendenti, che sono stati inseriti in apposita classe per un determinato motivo, piuttosto che i professionisti per la quota capiente inserita in una classe in quanto pagata oltre i 180 giorni. Quindi, se ho la maggioranza e una di queste due classi vota favorevolmente, posso ottenere l'omologa. Se invece non ho ottenuto la maggioranza, posso chiedere l'ultimo meccanismo. E qui vedete questo scenario, applicazione 112, dove questo 204 che io ho distribuito secondo la relative, quindi 185, 75, eccetera, lo andassi a distribuire non più secondo la relative, ma riprendendo lo stesso ordine che era previsto nella legge fallimentare, quello che mi portava a pagare fino all'INPS il 26%. Faccio questo scenario e vado a vedere quali di queste classi alle quali ho previsto un pagamento non integrale, quindi da qui in giù, quale di queste classi mi ha votato favorevolmente? O meglio, quale di queste classi è interessata da questa distribuzione? Perché questi professionisti non capienti, se distribuissi il 204 secondo l'absolute, riceverebbero tutto quanto, lo stesso gli artigiani. Se queste classi, almeno una di queste classi, mi vota favorevolmente, posso chiedere l'omologazione ai sensi del 112 ultimo periodo. Quindi simulo questo scenario di absolute sul valore eccedente. Qui avevo riportato alcuni esempi di piani di concordato, purtroppo non abbiamo tempo, li lascio a voi. Ho riportato qualche esempio di indice, sia di piani che di attestazione. L'ultimo quarto d'ora li volevo provare a dedicare un pochettino al piano di ristrutturazione e un pochettino al trattamento dei debiti tributari e contributivi. Allora, il piano di ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione è uno strumento completamente nuovo, introdotto con quel decreto legislativo che dicevo prima, numero 83 del 2022, nel codice della crisi, ed è disciplinato dagli articoli 64 bis e seguenti. Da dove nasce? Nasce da un'interpretazione di alcuni principi contenuti o raccomandazioni contenute nella direttiva Insolvency, tale per cui dovrei mettere a disposizione del mio imprenditore uno strumento di regolazione della crisi che si basi sul presupposto che l'imprenditore
sappia di poter raggiungere il consenso di tutti i creditori. Quindi, cosa devo fare? Cosa posso fare se ho il consenso di tutti i creditori? Utilizzo lo strumento del piano di ristrutturazione. Qual è la peculiarità del piano di ristrutturazione? Essendo basato sul consenso di tutti i creditori, tutte quelle regole che abbiamo visto prima di absolute e relative non trovano applicazione. Perché? Perché il legislatore dice che posso distribuire il valore, l'attivo, in deroga al famoso 2740-41 del codice civile e senza dover rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Quindi, con il consenso di tutti, io posso utilizzare un PRO e distribuire il valore esattamente come voglio. A due condizioni, che la proposta sia approvata all'unanimità delle classi, quindi tutte le classi devono votare a favore, e che i dipendenti siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall'omologa. A queste due condizioni posso distribuire l'attivo a mio piacimento. Quindi, parallelismo con concordato, nel concordato abbiamo absolute sul valore di liquidazione, relative sul valore eccedente, libera distribuzione sulla finanza esterna, discrezionalità assoluta e relativa. Nel PRO invece, su tutto il valore, posso distribuirlo liberamente. Non abbiamo tempo di andare troppo nel merito, qui vi lascio un pochettino le slide. La logica comunque è che in questo strumento, appunto, il valore del piano può essere distribuito liberamente tra tutti i creditori. In realtà, a mio modo di vedere, bisogna tenere presente che c'è un tema che è legato al diritto del creditore di fare opposizione. Cioè, vi ho detto che la proposta deve essere approvata all'unanimità delle classi. Anche qui le classi votano a maggioranza, quindi le classi votano a maggioranza e tutte devono votare a favore. Potrebbe essere che un creditore di una classe contrario, dissenziente, faccia opposizione alla proposta del debitore. In questo caso, il creditore dissenziente può far valere il giudizio di convenienza, cioè può dire, nell'alternativa della liquidazione giudiziale, io prenderei di più. In questo caso, se il tribunale verifica che il piano di ristrutturazione prevede per taluni creditori un soddisfacimento inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale, quel piano non può essere oggetto di omologa. Questo vuol dire che in realtà non è proprio vero che io posso distribuire tutto il valore senza dover rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione, perché se un creditore mi fa opposizione e eccepisce la convenienza, il piano non può essere omologato. Se non c'è opposizione, posso fare quello che voglio. Se c'è opposizione, invece, c'è questo rischio, per cui quando preparo una domanda di un piano di ristrutturazione devo tenere presente anche questo aspetto e tenete anche presente che c'è la possibilità, in determinate situazioni, di convertire un piano di ristrutturazione in un concordato preventivo. Quindi se vedo che non riesco a raggiungere unanimità, potrei spostarmi in un concordato e provare a ottenere quelle maggioranze che dicevamo prima. Ultimo tema, in questi ultimi 10 minuti, del trattamento dei debiti tributari e contributivi. Allora, debiti tributari e contributivi. Tralasciamo un pochettino la storia. La transazione fiscale e contributiva è stata introdotta nel 2006 e ha sostituito quella che veniva chiamata la transazione dei ruoli, che era un mero accordo stragiudiziale tra il debitore e l'amministrazione finanziaria. La transazione fiscale cos'è? Non è altro che un accordo da stipularsi all'interno, vedremo, di uno strumento di regolazione della crisi tra debitore e amministrazione finanziaria, con le quali le parti definiscono il trattamento
del debito tributario o contributivo in termini di an, quantum, quando e il modo. Quindi se, quanto e come andare a ripagare il debito tributario e contributivo. Andiamo diretti nei singoli casi. Allora, innanzitutto, se io voglio stipulare un accordo dilatorio, quindi anche semplicemente una dilazione, e o remissorio, quindi uno stralcio del debito, lo posso fare soltanto ricorrendo alla transazione fiscale e contributiva, e questa può essere stipulata soltanto nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi, che sia accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione e concordato preventivo. Solo in questi strumenti posso stipulare una transazione fiscale. Vedremo se abbiamo tempo, in composizione negoziata posso fare un accordo che però è un pochettino diverso. Non soltanto la transazione fiscale, ma con il codice della crisi è stato introdotto anche il cosiddetto cramdown, ovvero cosa succedeva nella legge fallimentare? Nella legge fallimentare molto spesso era difficile trovare un accordo con l'amministrazione finanziaria per diversi motivi, che possono essere legati alla proposta piuttosto che alla mancata volontà di un funzionario di assumersi la responsabilità di falcidiare il debito. Il risultato era che molti concordati o accordi di ristrutturazione non avevano successo perché l'imprenditore non ha trovato l'accordo o l'adesione dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS, degli enti pubblici, diciamo. Preso atto di questa difficoltà, il legislatore ha introdotto il cosiddetto cramdown erariale, cioè a determinate condizioni il tribunale si sostituisce all'amministrazione finanziaria ed estende gli effetti dell'accordo, quindi obbliga l'amministrazione finanziaria di fatto ad accettare la proposta del debitore, a determinate condizioni che vedremo. Capite bene che è una modifica molto importante perché se rispetto a determinate condizioni posso chiedere al tribunale di sostituirsi al creditore pubblico e di aderire o votare favorevolmente alla mia proposta. Recentemente, con questo decreto correttivo che vi dicevo, il 136, è stata estesa la possibilità di transazione fiscale nel piano di ristrutturazione. Era dubbio prima se si potesse fare. Ed è stato introdotto, vediamo se abbiamo tempo, una sorta di accordo transattivo con le agenzie fiscali, quindi non contributi e previdenza, anche all'interno della composizione negoziata. Questa è la ratio della transazione fiscale come da circolare emanata quando è stata pubblicata appunto la transazione fiscale. Presupposto, come dicevamo, deve essere realizzato all'interno di uno strumento di regolazione della crisi, che sia accordo, concordato o piano di ristrutturazione. Possono essere trattati tanto i crediti privilegiati quanto i crediti chirografari. Per quanto riguarda agenzie entrate, agenzie dogane, questo è un elenco dei principali tributi che possono essere trattati all'interno dell'accordo. Sono esclusi l'IMU, la TASI e la TARI, cioè quei tributi locali. Si discute da tanto tempo della possibilità di inserirli all'interno della transazione fiscale. Ad oggi non è possibile né nella transazione fiscale né nella composizione negoziata. Possono essere trattati anche tutti gli accessori, quindi interessi, sanzioni, indennità di mora e quant'altro, e possono essere trattati anche i debiti di natura contributiva e previdenziale, anch'essi tanto privilegiati quanto chirografari. Nel concordato preventivo, la transazione fiscale è disciplinata dall'articolo 88. Il principio cardine è che il trattamento proposto, che nel concordato io posso formulare una proposta di accordo pagamento parziale e o dilazionato. Il principio cardine è che se io li pago parzialmente, devo dimostrare, e il professionista indipendente lo deve attestare, che la proposta di concordato è migliorativa rispetto alla liquidazione giudiziale, o meglio, è non deteriore nel caso di concordato, quindi almeno pari, è migliore in caso di concordato liquidatorio. Qui ci sono alcune peculiarità
che vengono previste nell'ambito della transazione fiscale contributiva nel concordato preventivo, obbligo di formazione delle classi secondo determinati criteri che adesso non riusciamo a vedere. Quindi qui, in sintesi, quali sono le condizioni per poter pagare parzialmente i debiti tributari contributivi? Quindi una soddisfazione non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, in estrema sintesi. Qui alcuni principi base, quali per esempio come trattare i crediti tributari in contenzioso. Nella proposta devo indicare i debiti in contenzioso e a questi formulo una proposta, eventualmente di falcidia, nei limiti della stessa percentuale dei tributi aventi la stessa origine. Attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza, ovvero sulla non deteriorità in caso di concordato in continuità, e qui ho ripercorso un po' i profili procedurali. Devo presentare all'Agenzia delle Entrate, la quale deve provvedere a rilasciare talune certificazioni e taluni avvisi. Cramdown. Andiamo direttamente nel concordato in continuità. Cerco di essere molto breve. Questo, il famoso cramdown, dicevamo prima, estendere il concordato all'Agenzia delle Entrate, anche se non vota, Agenzia delle Entrate o INPS, che non, o INAIL, che non vota favorevolmente. Inizialmente, nella versione originale, cioè nella versione prima dell'ultima modifica, c'erano dubbi se il cramdown potesse essere applicato nel concordato in continuità. Il legislatore ha precisato che può essere applicato il cramdown nell'ambito del concordato in continuità a determinate condizioni, cioè vi ricorderete prima che abbiamo parlato che come meccanismo di salvataggio vi è la possibilità di omologare con la maggioranza dei voti. Ecco, se nell'ambito delle classi c'è anche Agenzia Entrate, INPS e INPS, ai fini del calcolo di questa maggioranza, posso sterilizzare il voto dell'Agenzia Entrate o dell'INPS. Quindi, quando vado a calcolare la maggioranza, non considero all'interno di questa maggioranza, nel totale, la classe dei creditori pubblici a determinate condizioni che non abbiamo tempo di verificare. E si tenga ben presente che però, ai fini dell'ultimo meccanismo di salvataggio, quindi quella singola classe che vota a favore, quella singola classe non potrà mai essere l'Agenzia delle Entrate alla quale è stato esteso l'effetto in applicazione del cramdown. Gli accordi di ristrutturazione. Purtroppo non abbiamo tempo, però anche negli accordi di ristrutturazione io posso prevedere un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi secondo determinati criteri disciplinati dall'articolo 63. La specificità del cramdown. Nell'accordo di ristrutturazione può essere previsto il cramdown, quindi posso richiedere l'omologazione dell'accordo anche se non raggiungo il 60%, a condizione che la mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate sia determinante ai fini del raggiungimento del 60%. Quindi, se io non ho raggiunto il 60% perché l'Agenzia delle Entrate non ha espresso l'adesione, posso chiedere il cramdown a condizione che ci siano tutte queste altre appunto condizioni che sono state fortemente modificate dall'ultimo decreto 136. L'accordo di ristrutturazione non può essere liquidatorio, quindi se è liquidatorio non posso chiedere il cramdown e devo obbligatoriamente trovare l'adesione dell'agenzia. Il credito complessivo degli altri creditori aderenti, quindi quelli che vanno a formare il 60%, devono essere pari ad almeno il 25% dei crediti complessivi. Quindi almeno il 25% degli aderenti non deve essere nei confronti dell'Agenzia Entrate. La proposta deve essere migliorativa rispetto alla liquidazione giudiziale e soprattutto la proposta di soddisfacimento nei confronti dell'amministrazione finanziaria deve essere almeno pari al 50%. Escluse sanzioni e interessi. Quindi l'accordo deve prevedere necessariamente il pagamento di almeno il 50% escluse sanzioni e interessi. Cosa succede se
gli altri creditori aderenti sono meno del 25%, o addirittura non ci sono altri creditori. Era un tema molto discusso prima dell'ultimo correttivo, cioè faccio un accordo di ristrutturazione dove c'è soltanto l'erario o enti previdenziali, oppure gli altri creditori sono meno del 25%. Posso chiedere il clampdown, ma in questo caso la proposta non è più del 50%, esclude sanzioni e interessi, ma deve essere almeno il 60%. Da ultimo, sono state introdotte alcune specifiche, diciamo così, condizioni al verificarsi delle quali il clampdown non può essere in alcun modo applicabile. E lascio la vostra lettura e il nuovo comma 6 dell'articolo 63. Arriviamo al piano di ristrutturazione, dicevo, con una modifica apportata all'articolo 64 bis, è stata estesa la possibilità di pagare parzialmente, quindi di introdurre la transazione fiscale contributiva anche nel piano di ristrutturazione, che era invece controverso fino a pochi giorni fa. Da ultimo, con appunto il decreto correttivo 136, è stata prevista la possibilità, nell'ambito della composizione negoziata, di stipulare un accordo transattivo tra l'imprenditore e le agenzie fiscali. Quindi possono essere trattati solo i debiti di natura fiscale e non anche quelli di natura contributiva e assistenziale. L'accordo può essere dilatorio, remissorio, deve essere attestato da un professionista indipendente e inoltre ci deve essere una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore, ovvero, se non c'è il revisore, da un altro soggetto comunque iscritto all'albo dei revisori. Questo accordo deve essere sottoscritto dalle parti, imprenditore e agenzie fiscali, dall'esperto nominato dalla composizione negoziata e deve essere depositato in tribunale. Per produrre gli effetti, appunto, il tribunale deve necessariamente intervenire anche il tribunale. Cosa fa il tribunale? Verifica la regolarità della documentazione e autorizza l'esecuzione del decreto. Solo con questa autorizzazione emessa con decreto, l'accordo transattivo tra imprenditore e agenzie fiscali può produrre gli effetti. E l'accordo si risolve di diritto qualora dovesse aprirsi la liquidazione giudiziale, oppure se l'imprenditore non esegue integralmente o al più entro 60 giorni i pagamenti dovuti. Questa è una grossa novità nell'ambito della composizione negoziata, dove ad oggi, adesso, si può stipulare, non solo trattare, ma anche stipulare un accordo transattivo con le agenzie fiscali, un accordo che prevede l'intervento di diversi professionisti, tra l'attestatore e il revisore, e in più l'intervento del tribunale che deve dare la sua autorizzazione definitiva. Ad oggi non posso stipulare alcun accordo transattivo con IMS o INAIL perché non sono agenzie fiscali. Io ho terminato, purtroppo sono dovuto andare un pochettino veloce nell'ultima parte, ma il tempo a disposizione era questo.